Ammetto che nel momento in cui è stato fatto il mio nome dai colleghi mi sono tremate un po' le gambe, perché sono, dopo un anno di legislatura, fare già il presidente dei senatori della Lega penso che sia una grandissima responsabilità, però la faccio con l'entusiasmo e con la voglia di operare che mi ha sempre contraddistinto e che penso che i miei colleghi abbiano visto in questo periodo. Quali i temi che porterà avanti durante il suo mandato da presidente? Ma sicuramente una sempre maggior visibilità da parte della Lega, sia all'interno dell'aula che fuori, sicuramente una organizzazione del gruppo Lega in modo da poter lavorare e operare nel miglior modo possibile, e poi tutte quelle tematiche che sono care al nostro elettorato e sono care anche alla militanza e alla segreteria federale. Quindi sempre in comune accordo con la segreteria si deciderà insieme quelli che sono gli argomenti da portare avanti, per far vedere sempre di più quanto è importante il ruolo della Lega anche qui a Roma e il grandissimo lavoro che stanno facendo i colleghi sia in Senato che alla Camera per riuscire a raggiungere un po' quelli che sono sempre i nostri obiettivi. Un giovane come presidente dei senatori della Lega Nord è anche un segnale che il Carroccio vuole dare? Sì, un segnale importante, un segnale che era stato dato di rinnovamento nel momento in cui è stato eletto come segretario federale Matteo Salvini. Io però sono anche dell'idea che non conta solamente l'età anagrafica. L'età anagrafica è importante perché ti dà forse magari quell'entusiasmo in più, però bisogna anche vedere quelle che sono le competenze delle persone. Quindi nella scelta dell'ufficio di presidenza del gruppo Lega Nord al Senato non guarderò l'età anagrafica, guarderemo tutti insieme un pochettino quella che è la voglia di fare e un po' anche le competenze di ognuno di noi.